Muoviti! Avrà fatto un bel botto. Accidenti. Stai bene? Sì, c'è una puzza schifosa là dentro. Grazie. Ciao. Ora dell'esplosione? La chiamata è arrivata alle 4:30. Eccomi, Isabel. Setacciate la spiaggia in cerca di indizi. D'accordo. Curto dorme ancora? Ciao. Esplosione di gas. E tutti i fornelli sono aperti. L'avete identificato? Mi serviranno le impronte dentali. Sembra morto nell'incendio, ma non escludo una frattura cranica. Devo fare altri controlli.
Ho finito, potete portarlo via. Porta chiusa con due giri di chiave dall'esterno. L'hanno chiuso dentro. Isabel! Viva! Kurt! Chiamato urgente, passo! Donna gravemente ferita, rinvenuta alla sinistra del ponte. Fa un cenno se mi senti. Brava, manca poco, resisti. Presto, fermate l'ambulanza! No, non è stata ancora identificata e non ha detto una parola. Vedremo se ce la farà. La targa è XYB766. Secondo me qualcuno ha frugato dentro quell'auto. È registrata a nome di Peter Adler, sarà la vittima? Comunque ho anche trovato una bustina di cocaina. Dov'è? In quale stanza si trova? Quella laggiù. Peter Adler? Sì. Mi scusi, lei conosce quella donna? Sì, sì, certo. Aspetti, fermo, non può entrare, si fermi! Il cuore sta cedendo! Venga via, esca subito di qui! Questa è una sala sterile! Lina! La donna è stata identificata. Nina Adler. E ora le vittime sono due. Ponto Sawyer. Isabel Mellin. Salve, io sono Eva. Ha un minuto per noi? Certo. Ci fa entrare? Venite, prego. Ha chiamato lei? Sì, ecco, ho sentito l'esplosione e ho pensato che la casa stesse andando a fuoco. Così ho chiamato subito. Non è uscita, non si è avvicinata? No, faceva talmente caldo che... C'è nessun altro qui che potrebbe aver notato qualcosa? No. Ero l'unica ad essere sveglia a quell'ora. Il ragazzo è suo figlio? Sì, esatto, agente. Possiamo parlare con lui? Vorrei, ma è una cosa impossibile. Lui è affetto da autismo, purtroppo. Non parla.
Mi dispiace per la sua perdita. Abbiamo trovato la sua auto sul posto, ma il corpo che abbiamo rinvenuto vede, apparteneva a un uomo, quindi io le devo domandare se sa chi poteva essere. E insomma, lei sa con chi era sua moglie nella casa sulla spiaggia? Fermo! Fermo! Mia moglie è morta 10 minuti fa! 10 minuti fa, bastardo! Ora basta, va bene? Basta! È un pazzo! Stai bene? No, è quello... si prende una bella denuncia. Non essere impulsivo. Ma dai, è una dovremmo situazione... sbattere dentro. A dir poco delicata. Riflettici sopra, ci parlerò io. Non so esattamente quanto lei sappia di questa vicenda. Se vuole, l'accompagno a casa e ne parliamo lungo la strada. Trovato niente? No, niente. Potremmo avere bisogno di parlare ancora con lei, quindi mi faccia il favore di essere reperibile. È successo a Ealing, vero? Sì, erano a Ealing. In una casa sulla spiaggia. Sì, appartiene all'associazione. Quella giù al porto? Sì, e loro l'affittano. Ci siamo andati qualche volta poco dopo esserci conosciuti. Ma chi era quell'uomo? Ancora non lo sappiamo. Senta, devo chiederglielo. Naturalmente questo non fa di lei un sospettato, ma può dirmi dove si trovava ieri tra mezzanotte e le 5? Stavo dormendo, a casa mia. Ah, ed era solo? Sì. Ha bisogno di qualcosa? Ah, no. Grazie. A proposito dell'auto, quando potrò riaverla? Non appena avremo finito di esaminarla. E quanto ci vorrà? Le farò sapere. Il frigorifero è pieno, servitevi pure senza fare complimenti. Ma che sia chiaro, Erika, il frigo bar non si tocca. Sono responsabile, puoi fidarti di me. Lo spero proprio. Fare brava, eh? Ora scappo al lavoro. Vuoi fare qualcosa stasera? Potrei affittare un film. No, no, andremo sulla barca a fare festa. Andremo sulla barca a fare festa? Io che dovrei fare stasera? Scema! Ti ho fregato, non te l'aspettavi, eh? E comunque non fare troppo tardi, dobbiamo andare a prendere Martin domani. Pronto? Sì, sono Kim. Sì, va bene, a tra poco. Scusa se chiamo così presto, so che sei in vacanza. Se vuoi che ceniamo insieme stasera, chiamami, va bene? I figli.
Salve, sono Johann Swartman. Vivek, benvenuto. Grazie. L'ondata di caldo sta causando seri problemi. Ieri, a causa della disidratazione, un anziano è svenuto a Tomelilla. E si stanno vendendo una gran quantità di condizionatori al mercato centrale di Ystad. Vede, affittavamo quella casa sulla spiaggia per accumulare qualche entrata extra. Tutto il denaro che ne usciva finiva nel programma di riabilitazione. Ah. La nostra associazione aiuta le persone a ricominciare. Sono persone con problemi di alcol, droga, senza tetto. Mm-hmm. È tutto qui. È il registro delle prenotazioni? Sì, bisogna fare la richiesta qui sopra e firmare. C'è qualcuno a cui abbiate dato una seconda possibilità che non la meritava? Cosa vuol dire? Non capisco. L'incendio ha provocato 2 morti. Che strano, qui non risulta che qualcuno l'avesse prenotata. Davvero strano. Come vi siete organizzati? È lei che consegna le chiavi? Oh no, noi le lasciamo sempre sotto la soglia. Un grande sistema di sicurezza, eh? E avete altre chiavi? Vediamo. Eccole qui. No, solo queste, credo. Quindi sono le uniche copie? Sì. Non avete altre? No. Non è il ragazzo autistico. Che sta facendo? Stava fumando. Gli voglio parlare. D'accordo. Ho una specie di intuizione. La mia prima intuizione da poliziotto. Ma che bravo. Ehi tu! Fermati o racconterò a tua madre che fumi. Voglio soltanto parlare. Me la offri una sigaretta? Hai una bella sedia. Cos'hai scritto lì? Posso vedere? Sono targhe con date ed orari. Mm. Stai seduto qui tutti i giorni? Ne avrai segnate parecchie. Lo hai visto l'incendio? Deve essere stato impressionante. Questo posso tenerlo? Trovato niente nell'auto? No. Voglio sapere tutto di Peter Adler. Chiedi anche a quelli della squadra reati finanziari, capito? Anche il suo reddito annuo, se riesci a procurartelo. Ho controllato l'attività gestita da Peter Adler e a capo di alcune società. E insieme a un certo Martin Rittner, una di queste società è giù al porto. Una specie di compravendita e affitto di yacht. Adler è stato indagato più di una volta negli ultimi 5 anni per le sue iniziative imprenditoriali. Società fantasma, falso in bilancio, un po' di tutto, direi. Oh, però il nostro amico non è mai stato condannato. Salve. Kurt Wallander, polizia di Ystad. Sì? Vorrei parlare con Martin Rittner. Non è qui, non può dire a me. Vorrei parlare con lui. Sa dove si trova? Lui è fuori città, è in viaggio d'affari e non tornerà fino a domani. Ma non può dirmi di che si tratta, vado di fretta. Lei è una sua dipendente? No, è mio marito. Conosce Peter Adler? Sì, lavoriamo insieme. Vuole dirmi di che si tratta o no? Lo contatterò domani. No, gli straordinari di ieri non possiamo recuperarli oggi. Purtroppo. Quella non è Anna?
Anna chi? La figlia di Caterina. Sì, è lei. Si divertono. Dovremmo sorvegliare la scena del crimine. Come va? Siamo arenati. Forse è un crimine passionale. Non abbiamo indizi. Solo qualche alibi che non sta molto in piedi. Ho visto Anna giù al porto stasera. Ah, sì? Mi ha appena mandato un messaggio laconico. È il suo modo di comunicare con me. Dorme da non so quale amica stanotte. Non preoccuparti per Anna. Lo sai, è una brava ragazza. Non riesco a non preoccuparmi. Forse dovrei lasciarla un po' in pace. È normale. Ci vuole tempo per tagliare il cordone ombelicale. Tu dici? Ah, certo. Mi sembra ieri che mi chiedeva la cioccolata calda e aspettava con ansia il Natale. E ora ho paura di diventare nonna. Mi dici come si fa? Come si fa a non diventare matti? Quando spariscono, non rispondono. Com'è stato per te? Beh, è stato... è stato... Scusa, non me lo ricordo. Buonanotte. Ci vediamo domani. Qualcuno nella casa. No, non si vede niente. Fermo! Fermo! Fermati! Sarà stato solo un ragazzino.
Nessuno può confermare l'alibi di Peter Adler. Lui sostiene che era a casa e che era da solo. Allora, Nyberg, tu che hai scoperto? Un uomo con un piede numero 46 o 7, quindi piuttosto alto. Direi almeno sui 90 kg. L'unica cosa che posso dire con certezza è che l'impronta era fresca. Cioè qualcuno che camminava scalzo sulla spiaggia. Se vuoi vederla così, fai pure. Io non ho altro. Le impronte dentali? Le sta esaminando Karin. Ho controllato le transazioni sulla carta di credito di Nina Adler. Niente dopo le 5:30 dell'altra sera. Però ha usato la sua carta carburante in una stazione di servizio. 88 corone, 7 litri di benzina. Ma aveva un'auto diesel. Perciò mi sembra strano. Strano l'orario e strana la quantità di benzina. Il gas non prende fuoco da no, solo. No, certo. Se si vuole un'esplosione bisogna aggiungere un altro elemento. Come la benzina. È la scelta più efficace a portata di mano. L'Adler l'avrebbe comprata per dare fuoco alla casa sulla spiaggia, ma poi qualcosa è andato storto. Scusa, non l'avete trovata all'esterno? Considerate le ustioni e le lacerazioni che ha subito, direi che la casa era già in fiamme prima che lei riuscisse a uscire da una delle finestre. Aspetta, hai detto che la porta d'ingresso era stata chiusa dall'esterno. Ma avete trovato una chiave nella camera da letto. Esistono solo due chiavi e l'altra ce l'hanno l'associazione. Deve esserci una terza chiave. Mentre loro due dormivano in camera da letto, qualcuno deve essere entrato, passando dalla porta principale, ha cosparso la casa di benzina, acceso il gas. Mi hanno detto che tenevano anche una chiave sotto la soglia. Può averne fatta una copia qualcuno. Giusto, e Peter Adler sapeva tutto di quel posto. C'era persino andato insieme a Nina. Sembra che debba parlare con Martin Rittner. Martinson, mi fai il favore di trovarmi l'indirizzo? Certo. Abbiamo abbastanza per poter interrogare Adler. Tu cosa ne pensi? Lui è un movente. È un alibi debole. Mi piacerebbe sentire cosa ha da dire. Un mandato di perquisizione sarebbe utile. Non se ne parla. Peter Adler e Martin Rittner sono vicini di casa. Kurt? Sì? Loro avevano un duplicato. Di che cosa? Peter e Nina Adler avevano due copie della stessa carta carburante. È stato lui a comprare quella benzina. Chiamalo. Sbrigate tutte le formalità con Katarina. Io vado a vedere se riesco a parlare con Martin Rittner. Buongiorno. È rientrato suo marito? No. Perché vuole parlare con Martin, scusi? Possiamo parlarne dentro? Certo. Grazie. Posso offrirle qualcosa? Un bicchiere d'acqua andrà bene. Ho solo quella del rubinetto, però. Deve essere bello avere una piscina. Non sono in vena di chiacchiere da salotto, immaginerà perché. Quindi lei già sa cosa è successo, visto che vive accanto a Peter Adler. Sì. È difficile da credere, una vera tragedia. Peter è devastato. Io le vorrei fare qualche domanda, signora, sulla vita di Nina Adler, la sua vita intima. Non capisco, che intende? Voi eravate buone amiche? Sì, ma non vedo questo cos'è. Nina Adler è stata trovata morta insieme ad un uomo, in una casa sulla spiaggia, un uomo non ancora identificato. No, non posso aiutarla, io non so niente. Lei si è fatta un'idea sbagliata su Nina. Però voi vi conoscete da anni. I vostri mariti lavorano insieme. Immagino che quindi vi frequentiate molto anche nel tempo libero. Non so, magari giocherete a tennis o a golf. Basta, la smetta. Mi scusi, si può sapere chi o che cosa le dà il diritto di entrare in casa mia e farmi domande simili? O giudicarci, eh? Quindi Nina non le ha mai detto niente in proposito. Mi scusi, una chiamata importante. Thank you.
Sì? Ho un riscontro per le impronte dentali. Chi è? Allora abbiamo finito? C'è una cosa che devo dirle. Senta, ho molto da fare oggi, quindi potrebbe andarsene. I miei collaboratori sono riusciti a identificare l'uomo che era nella casa sulla spiaggia. È suo marito, Martin Rittner. No. No. No! 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 Sapevo già da un po' che Martin aveva un'altra donna, ma speravo che la lasciassi. Io l'avrei perdonato e me lo sarei ripreso. Ma non avrei mai immaginato che lui stesse con Nina. Credo che sarebbe meglio che io e tua madre ne parlassimo in privato. No, resta. In fondo gli ero persino grata del fatto che si sforzasse di mentirmi. Io l'amavo e così potevamo continuare ad essere una famiglia. Erika poteva dire di avere un padre. Lo chiamava papà. Non è vero, tesoro, che tu lo chiamavi papà? State facendo un errore. Quindi sia la Rittner che Adler avrebbero un buon movente. Sì, l'assicurazione di Rittner ha come unico beneficiario Kim. Ora ammonta 20 milioni, ma al compimento dei 45 anni di Rittner, fra 3 settimane, si sarebbe dimezzata. E Nina Adler ha lasciato a Peter una piccola fortuna, circa 34 milioni. A me sembrano entrambi moventi validi. Possono farlo davvero? Qualunque cosa accada, non menta. Nel caso avesse riserve su una domanda, sia sincera e lo dica. D'accordo, avvocato. Lo farò. Potrò andare a casa appena finito? Sì. Tutto quello che abbiamo è il calco dell'impronta di un piede. È l'unica prova che può collegare qualcuno alla scena del crimine. Impegniamoci al massimo in questi interrogatori. Niente nelle case? No, niente. A parte un piccolo quantitativo di cocaina che abbiamo trovato da Peter Adler. Consumo personale. Ok, gli avvocati hanno ancora 40 minuti per prepararsi. Che cosa sono? Questi sono i fascicoli che abbiamo sui reati finanziari di Adler e Rittner dal 94 al 2007. Oh. Esaminali tutti. Oh. Scusate. Ciao, tesoro. Ma dove eri finita? Si sforzi di essere diretto, breve e conciso. Sì, sì. Busta di plastica? Detective John Martinson per l'interrogatorio del signor Peter Adler. In relazione all'omicidio di Nina Adler e Martin Rittner, il signor Adler ha nominato come proprio legale il qui presente
Einar Jacobson. Einar Jacobson. Il giorno 3 agosto, signora Rittner, lei e sua figlia Erika siete arrivate a Copenaghen con un volo proveniente da Madrid alle 10:30 di sera. È corretto? Sì. Mi dica, lei e il signor Adler avevate già deciso di vedervi quella sera? No, io l'ho chiamato appena arrivata a casa. Che ora era? Le 11:30 più o meno. E fu lei ad andare da lui? Sì, è esatto. E a sua figlia che cosa disse? Mi vuole chiarire dove intende arrivare con queste domande? Mia figlia doveva uscire con degli amici e quindi... Alle 11:30 di sera? Sì, c'era una festa e le feste generalmente si fanno di notte. Quindi la signora Rittner venne a prenderla alle 11:30 quella sera perché lei l'accompagnasse a comperare della benzina per il motorino di sua figlia? Esatto. Ma per quale ragione? Perché mai il motorino della figlia aveva bisogno di benzina a quell'ora della notte? Era secco. E Kim le aveva promesso di farle il pieno così poteva usarlo la mattina dopo. E lo portaste al distributore? No, avevamo una tanica. L'abbiamo riempita e poi siamo ritornati a casa. E quella benzina è ancora a casa di Kim? Dovrebbe, se qualcuno non l'ha spostata. Poi che cosa ha fatto? Possiamo chiedere alla ragazza di confermare la sua versione. Non vedo come questo possa essere rilevante. Potremmo dire che il suo matrimonio con Nina le impediva di stare con Kim alla luce del sole? Signora, lei conferma di non aver mai avuto il benché minimo sospetto che Nina Adler, la sua migliore amica, avesse una relazione con suo marito? No, non lo sapevo. Sono stati molto bravi a nasconderlo. Lei e Peter avete una relazione? Non ha l'obbligo di rispondere. L'interrogatorio riprenderà fra 5 minuti. Ero insieme a Kim quella notte. E mi dica, c'è nessuno in grado di confermare quanto ha appena dichiarato, e cioè che lei e Kim Rittner siete stati insieme da mezzanotte fino all'alba? Tenevamo un basso profilo, immagino che capisca perché. Oh, capisco. Però poteva divorziare. Perché non ha chiesto il divorzio? Ascolti, lei sta decisamente esagerando. Perché avrei perso 30 milioni se l'avessi fatto. Di che parla? 30 milioni perché? Vede, io e Martin siamo stati soci in affari per anni, ma quello che c'è tra me e Kim è una cosa a parte. Io amo Kim proprio come amavo Nina. Lei può capirlo questo? Ci riesce? 5 minuti di pausa. Si sono messi d'accordo. Sembra una soppopera. Senta... Sì? Prima lei mi ha chiesto se avevo qualche prova sul fatto di aver trascorso la notte con Kim. Se Erika non torna a dormire a casa, Kim la notte attiva il sistema d'allarme. Oh, e quindi? Comprese le telecamere di sorveglianza. E quindi è tutto registrato sull'hard disk. L'hard disk. Martin aveva una vera e propria ossessione per la sicurezza. Inutile dire che dovremmo controllare quelle telecamere. Certo. Sì? Non dirmi che nessuno dei nostri due sospettati vi ha ancora detto che sono stati su Candid Camera per tutta la notte. E comunque, per la cronaca, l'impronta presa sulla spiaggia non è di Adler. Nessuna prova a carico, nessun indizio. Devono rilasciarli per forza. Allora, il mio cliente è libero di andare? Sì, certo. Lo sono entrambi i vostri clienti. Thank you.
So di che cosa sei capace. Dovevo dargli qualcosa e poi l'avrebbero scoperto. Sei stato tu. Dimmelo e non osare mentirmi. Sei stato tu anche l'altra volta? Rispondimi, dimmelo. Sì o no? Io ti amo, Kim. Io non ti amo. Tu non sei mio marito. Ciao. È molto tardi. Dove sei stata fino adesso? Con un'amica. Hai conosciuto un ragazzo? Ero con Erika, mamma. Il suo patrigno è morto. Ascolta, Anna. Mi rendo conto che vuoi stare vicino alla tua amica, ma non devi passare tutto il tuo tempo con Erika. Vuoi che la lasci sola? No. Anche il vero padre di Erika è morto. È un momento difficile per lei. Ti manca papà? L'ho trovata ieri sulla spiaggia a circa 200 metri dalla casa. Pensi che appartenga a qualche senzatetto? Beh, va a parlare con la responsabile di quell'associazione. Come si chiama? Almuda. Sì, Almuda. Salve. Abbiamo trovato una borsa sulla spiaggia, non lontano dalla casa. Credo che appartenga ad un senzatetto, ma al suo interno ho trovato un portafoglio che invece appartiene ad una delle vittime. Quindi ho pensato che magari lei poteva aver parlato con qualcuno qui che potrebbe aver sentito... No, non ho parlato con nessuno. Quindi non sa niente? No, no, non ho parlato con nessuno, non ho sentito niente. Ok. Aspetti un secondo. Ecco, insomma, la notte scorsa giù alla spiaggia ero io che... la persona che avete visto. Quella che è scappata. Dentro la borsa che ho trovato sulla spiaggia c'era questa. Devono averla presa dall'auto. Nyberg la collega alla scena del crimine, la notte dell'incendio. Di chi è la borsa? Oscar Eliasson.
Lui è mio fratello. È strano, non ho avuto sue notizie per mesi e poi si è fatto vivo così, all'improvviso. Mi ha detto che era lì vicino quando la casa esplose e che... che lui aveva perso la sua borsa. Non lo so. Mi ha detto che era andato alla casa sulla spiaggia per vedere se poteva passare la notte lì. Tutto quello che ricorda sono l'esplosione e la fiammata. Succede spesso quando beve. Perde la memoria, non ricorda. E così non è in grado di difendersi. Uno come Oscar viene incolpato di ogni genere di cose. Sapevo che non era stato lui. Volevo solo proteggerlo, tenerlo lontano dai guai. Oscar è una brava persona, mi credo. È buono, ma non è molto intelligente. Non volevo che qualcuno... Io non volevo che qualcuno trovasse la borsa e lo incolpasse. Abbiamo bisogno di fare delle domande a Oscar. Se ne rende conto, vero? Sì, ma io non so, non ho idea di dove possa essere. Non resta mai a lungo nello stesso posto. Ha una sua foto? Sì, ce l'ho qui, ecco. Abbiamo un altro sospetto. È un senza tetto con problemi di alcolismo e senza fissa dimora. È stato dentro per furto d'auto e scasso. Ma io ho appena visto quel tizio. Era giù al porto. Era sulla barca con Peter Adler e parlavano. Sembrava lavorasse a bordo. Come le ho detto, lavora qui saltuariamente. Mi dà una mano col motore. Va e viene come gli pare. E ve lo ripeto, se n'è andato già da un po', quindi adesso lasciatemi in pace. Se volete, parlate con il mio avvocato. Io non intendo rispondere ad altre domande. Se si fa vivo... Vi avverto, tranquilli. Oscar Eliasson è menzionato nei fascicoli che abbiamo su Adler e Rittner. Lo usavano come prestanome, probabilmente. Il suo nome salta fuori in parecchi casi, anche se è una figura minore. Te ne devi andare, non capito? Non toccarmi! Non te ne mi devi toccare! Andare. Vattene! Si meriterebbe una medaglia. Chi? Il nostro ragazzo del taccuino. Ha registrato ogni veicolo che è passato di lì. Numeri di targa, date, orari, spostamenti. Diamo un'occhiata. Cosa? Controlliamo tutte le auto passate da Aswagen. Dici sul serio? Mm-hmm. ZP863. Ce l'abbiamo già. La prossima. BAZ160. È di un fattore. Va avanti.
Non so chi fosse. Non l'aveva mai visto? No. Mi lasci i suoi dati, la richiameremo. Pronto, sono Vibeke. Oh, salve. Credo che dovremmo interrogarlo di nuovo. Ha almeno 4 testimoni che possono confermare che lui era al porto all'ora dell'omicidio. Io comincio a sentire puzza di molestie. Ha fratture multiple al cranio e alle gambe, un'aggressione violenta. Non ho trovato nessuna impronta, né residui di alcun tipo. Se fosse lui il killer della casa sulla spiaggia, è impossibile determinarlo. Perché non hai detto niente del taccuino? È che io... Non hai l'esperienza per capirne il valore. Senti, è un lavoro che abbiamo fatto nel nostro tempo libero. Ogni targa... Le abbiamo controllate attentamente. Possiamo escludere tutti i veicoli tranne uno. Passato di lì 8 volte negli ultimi 3 giorni. È un'auto a noleggio, presa da un cittadino statunitense. E questa è la fotocopia della sua patente. Bruce Hayden. Ho inviato il numero all'ambasciata statunitense per scoprire se è ricercato per qualcosa o se ha qualche condanna, ma ci vorrà un po'. Dirama subito i dati di quella macchina. Ho controllato meglio il video della sorveglianza di quella notte a casa di Kim Rittner. Guarda. E tu che diavolo sei? Mi dai dei soldi per il pranzo? Mamma. Certo. Prendi pure tutto quello che ti serve, tesoro. Andiamo giù al porto. Sembra quasi di dare la caccia a un fantasma. Trovato niente nei fascicoli? No, non molto. Sono furbi e hanno i migliori avvocati. Per questo non sono mai stati condannati. Anche se la loro morale è discutibile,
Ma io continuerò a cercare. Non capisco quale ragione avrebbe avuto Adler di dare fuoco al suo socio in affari e a sua moglie quando in banca ha comunque una fortuna. Una persona truffata? Sì, ma in quel caso sarebbe presente nei fascicoli come Oscar Eliasson. Cosa diavolo può legare un senzatetto, un americano e quei due mezzi delinquenti pieni di soldi? Kim e Peter lo sanno di sicuro. Ci potrei scommettere. Non dimenticare Bruce Hayden. Devo ancora visionare buona parte del materiale. Va bene, continua a cercare. Guarda. È Diana. Rimane a dormire da un'amica. Va bene. Grazie del passaggio. Non c'è di che. Derubato della mia vita. Ti aspettavi davvero che me la dimenticassi? Peter? Nina era innocente. Lei non aveva nessuna colpa. Non c'entrava niente con tutto questo. Che cosa l'hai fatto? Che cosa? Peter, dammi la pistola. Diritto di chiedermi niente, brutto figlio di puttana. Hai perso quel diritto tanto tempo fa. E adesso
Ci possiamo occupare degli affari, socio. Quanto sei pronto a sborsare per la tua vita? A quanto pensavi? Quanto? Più o meno. Un milione? 2 milioni. Forse dovrei prendermeli tutti. Avanti, cosa ne pensi? Eh? Avanti, quanto vale per te tutto quello di cui mi hai derubato? La mia bambina. La mia dignità. Anche l'identità. Puoi dare un prezzo a queste cose? No, eh. No, tu non puoi comprare la tua salvezza. Non questa volta. Non stavolta. Volevo solo dirti che ti amavo. Non te ne è mai importato niente. Io invece ti amavo tanto, lo sai. Non hai mai capito quanto tu ed Erika foste preziose per me. Come hai fatto a non capirlo? Perché non mi hai aiutato, Kim? Perché? Perché non mi hai aiutato? Come hai potuto renderti complice di quei due? Eh? E lasciare addirittura che Martin prendesse il posto mio? Kim, ascolta, ti giuro che non riuscirò mai a perdonarti per questo. Kim. Cosa vuoi? Io non capisco cosa ti sta succedendo, non capisco. Non sei mai stato... Non ti sei mai occupato di tua figlia, Lars. Non sei mai stato un vero padre per Erika. Non sei mai stato un buon padre. Mi hai sentito, bastardo? Bugiarda. Bugiarda. Thank you.
Dolce e tenera ragazzina. Così tanto che non ci vediamo. Credevi che fossi morto? Oh, allora sì, ci hanno sperato. E invece io sono sopravvissuto. Non sarei riuscito a resistere, sai, se non fosse stato per te. Tu non immagini da quanto tempo sogno questo. Noi due, che finalmente ci incontriamo. Non mi sembra ancora vero. Immagino che ti avranno detto un sacco di cose brutte su di me. Ma credimi, Erika, sono solo calunnie. Perché avrebbero dovuto mentirmi? Perché le persone mentono a volte. Hanno provato a uccidermi e per questo io sono dovuto sparire. Che storia, eh? Non piangere. Vieni qui. Vieni qui. Oh, tesoro. Sistemeremo tutto, vedrai. E potremo imparare a conoscerci. Tu e io. Ma non possiamo farlo qui. Dobbiamo andare via, tesoro. Pensa che bello, solo noi due, insieme. Scappiamo, ok? E non preoccuparti dei vestiti. Ti comprerò io tutto quello che ti serve. Ok, Erika? Devo chiamare la mamma. No, no, ascoltami. Ora ci sono io. Voglio chiamarla. O non vengo con te. Fidati di me. Quando noi saremo lontani, allora potrai... Lasciami. Ti ho detto che non abbiamo tempo. Dobbiamo andare. Non voglio. Dobbiamo Lasciami. Andarcene subito. Lasciami. Vadi sotto ora. Fammi uscire. No. Ehi, guarda. Sono riuscita a parlare con uno degli avvocati di Adler e Rittner. Di sicuro non avevano pochi nemici. Una delle loro truffe più crudeli coinvolse un certo Lars Christensen, proprietario di una palestra che Adler e Rittner usavano come copertura, pagandolo profumatamente in contanti. In cambio lui firmava documenti che neanche leggeva. Quando cominciarono i guai con la legge, Lars cominciò a raccontare tutta la verità sulla fantastica coppia e i traffici nei quali erano coinvolti. Subito prima del processo, la palestra e la sua auto vennero fatte saltare in aria. Quel poveretto aveva una figlia e una moglie, Kim Christensen. Bruce Hayden era nero e morì nello tsunami del 2004. Lars Christensen scappò in Thailandia. Fu dato per morto dopo lo tsunami. Dove diavolo è Kurt? E quindi Erika deve essere la figlia di Lars. Martinson,
Mandate rinforzi all'8 di Arpevegen. Il numero 8. Con un'ambulanza, in fretta. Forse è sulla barca, insieme a Erika. Maledizione, dove sei finita? Si chiama Lars Christensen. Era il prestanome di Adler e Rittner. Accidenti! La barca è salvata! Erika, io... E tu chi diavolo sei? Eh? Lei chi è, Erika? Lei è Anna. Andate in cabina. Andate di là! Dammi il telefono. Dammi il tuo cellulare, forza! Hai chiamato qualcuno? Rispondi quando ti parlo. Hai chiamato qualcuno? No. Andate laggiù. In cabina, svelte! Maledizione! Vedi niente sul radar? No, niente per ora. Non so come funziona questo maledetto! Provo io! Lascia! Qualcuno trasmette un Mayday. Vediamo chi è. Mayday ricevuto, identificatevi, qui è la guardia costiera. Aiuto! Aprimaci, uscire di qui! Voglio uscire! Non rispondono, signore, ma ho le coordinate. Dovrò aumentare la velocità per raggiungerli. Sì, d'accordo. Maledizione! Ci stiamo avvicinando? Certo, e molto velocemente. No, ti prego! Attenzione, è stata segnalata un'imbarcazione in difficoltà. Perché sono segnalata? Hanno fuso il motore. A nord della torre del faro. Dammi la radio. Qui è Wallander che parla. La barca non si muove, ha fuso il motore, è a sud di Smiam. Passo. Ricevuto, stiamo arrivando. Lars.
Sono della polizia, stiamo per salire a bordo della tua barca. Sappiamo che hai due ragazze con te. Falle uscire sul ponte con dei giubbetti di salvataggio e lasciale salire sulla nostra imbarcazione. Riesci a vederlo? No. Sono spariti dietro una duna, ad ovest della scialuppa. Copritemi, ci penso io. Maledizione. Diavolo sono. Non vedo niente.
Aiutami! Va tutto bene, va tutto bene. Sta tranquilla, il giubbotto ti ha salvato. Va tutto bene. Fermo! Fermo! Erika. Alzati, Erika. E allontanati lentamente. Lars, metti giù la pistola. Dammi la pistola. Sei suo padre, pensa a lei. Tranquilla, tesoro, ci sono qui io.